Ciao, stasera un video abbastanza veloce, un unboxing, è un oggettino che ho trovato nuovo, mi viene indicato come nuova collezione sul catalogo della Decathlon online, quindi non so se sia ancora, se sia già disponibile nei negozi, però si può ordinare e ritirare senza spese di spedizione nei negozi, altrimenti si paga qualcosa di spese di spedizione e lo si riceve a casa. È un piccolo bollitore, sinceramente lo cercavo da parecchio, il costo direi che è abbordabilissimo perché parliamo di 10 euro. Anche su Amazon una cosa simile ne costa un po' di più, forse anche un po' più grande come capienza. Questo è da 1 litro, però insomma, ripeto, 10 euro si può anche prendere. Andiamo a guardare l'interno, quindi apro la scatola e il coperchio. E l'oggettino, eccolo qua. Marchiato Quechua. È il materiale alluminio anodizzato, è leggerissimo, non so se qui sulla scatola viene indicato il peso, vediamo. No, non vedo indicazioni. Sì, 200 grammi, due etti, praticamente due etti. Praticamente, quindi quasi non lo si sente. È possibile, volendo, trasportarlo, quindi nello zaino, riempirlo con degli oggetti, ci posso mettere magari delle tazzine, il fornelletto addirittura ad alcol per alimentarlo. Io lo cercavo da parecchio perché un oggettino del genere può essere usato sia su appunto un fornello, sia su un fuoco a legna. E diciamo che la cosa favorevole è che ha il suo coperchio, quindi non si corre il pericolo che nell'acqua entri, che si mette all'interno, entrino oggetti estranei, tipo la cenere, per esempio, perché mi è capitato abbastanza spesso la cenere del fuoco sotto che finisce dentro, piuttosto che moscerini o cose varie. Vedo che praticamente i manici sono ricoperti di questa plastica o siliconica, quindi che protegge dal calore. Il manico si blocca in posizione, quindi anche per poter versare l'acqua dal comodo beccuccio si può prendere con le mani. Non so, io sinceramente non l'ho ancora provato, l'ho ricevuto da poco. Se di uscire riesco farò un video di prova, però è un oggettino carino, 10 euro per chi fosse interessato. Ecco, c'è questa possibilità. Per questo video è tutto. Saluto, ringrazio per la visione e ci sentiamo presto. Ciao a tutti e buone vacanze.